un'occhiata, io ritiro il bucato. L'ha fatto. La linea rovente di Krusty. Ciao ragazzi! Vi siete messi in contatto con la linea rovente di Krusty. Se non avete chiesto il permesso ai vostri genitori cattivini cattivelli, Krusty vi perdona. $2 per il primo minuto, 50 centesimi per ogni minuto extra. Grazie per aver telefonato, ragazzi. Un nuovo messaggio ogni giorno. Maggie! Ti avevo chiesto di tenere d'occhio tua sorella. Ho tentato di fermarla, ma lei mi ha sopraffatto. Chi si è fregato la mia camicia? Chi si è fregato? L'ho lavata. Oh, grazie, Marge. Au! Rosa! Marge, non posso indossare una camicia rosa al lavoro. Tutti indossano camicie bianche. Non sono abbastanza popolare per essere diverso. Andiamo, Homer, niente panico. Hai un surplus di camicie bianche. Oh, dammi. Oh, no! Rosa! È tutto finito, Marge. È tutto finito. Non so proprio come sia potuto accadere. Ah, il mio berretto rosso portafortuna super lavato. Tu mi hai fatto questo! Homer, stai calmo, al lavoro nessuno farà caso alla tua camicia rosa. Un momento. Torna indietro. Zoomata. Perché quell'uomo indossa una camicia rosa? È Homer Simpson, signore, uno dei suoi lumaconi del settore... Simpson, eh? Dal suo abbigliamento sgargiante deve essere una specie di anarchico con libero pensiero incorporato. Abbiamo la sorveglianza, signore. Eccellente. Questi monitor a colori si sono già strapagati. Ehi, Homer! Vi abbiamo messo da parte una ciambella. E la secola glassa rosa, ostrega. Grazie, dall'aspetto... Ehi, stoppate un momento. Solo perché porto una camicia rosa non significa che sono una specie di mangiatore di ciambelle colorate, però è allettante. Getta la ciambella. Andiamo, Garibaldino. Lei non capisce. Mio figlio ha solo messo il suo berretto rosso insieme al bucato. Risparmiami le stucchevoli buffonate della famiglia Simpson. Portatelo via! La perquisizione delle sue cavità corporali è negativa, signore. E lo sono anche gli esami radiografici. Forse sta dicendo la verità. E forse voi due siete in combutta. Smithers, tu avevi una propensione per i pantaloni a zampa d'elefante nel lontano 79. Era il mio costume per la produzione teatrale, una pipa in ogni posto, signore. Ah, sì, già. La tua vivace cornamusa strappò applausi. Dottore, cosa dovremmo fare con il nostro sfrenato damerino? Una volta stabilire la sanità mentale di un paziente richiedeva mesi. Oggi tutto è cambiato grazie al test della personalità di Marvin Monroe da farsi a casa. 20 domande semplicissime che determineranno esattamente quanto è pazzo il suo svitavalvole. Nome in stampatello. Tesoro, fammi un favore, riempi questo modulo. Homer, questo è un profilo psicologico personale. Non posso riempirlo io per te. Va bene, d'accordo. Lo faccio fare a Lisa. Lisa, ti piacciono i compiti a casa? Potresti riempire questo modulo per dopo me? Dopo che tu avrai ascoltato questa poesia che ho appena scritto. Oh, d'accordo, cacchio. L'arrivo dell'ottavo anno di Lisa Simpson. Avevo una gatta palla di neve al suo nome. Essa perì. Mamma disse che stava dormendo. Essa mentì. Perché fu ghermita dalla morte? Quella station wagon su me doveva scagliare la sorte. Avevo un criceto di nome Snuffy. Niente patto. Papà, forse dovresti farlo tu. Figliola, la stessa identica cosa di quella volta che ti feci votare al posto mio. Ti ricordi quella scheda elettorale? Ah, già.